questo fino agli anni del Concilio Vaticano II, quindi 1960 è lì. Ci siamo. Che oggi, come lì, poi c'è stato anche il francese che è stata la lingua più adoperata per qualche periodo, soprattutto per la cultura, per la politica, per... Oggi è l'inglese che si presenta come lingua dominante, come lingua adoperata. Ecco, e vedremo adesso, facciamo anche un po' di storia di questo, vedremo come si sviluppa questa influenza. Ecco, allora, il termine anglicismo penso che sia abbastanza chiaro, no? Deriva dal nome antico dell'Inghilterra, Anglia, anglicani, termini che noi parliamo e sappiamo benissimo. Ecco, cosa si intende? L'abbiamo detto subito, ed è molto, molto semplice. Si intende quelle parole che vengono prese dall'inglese come sono e trasportate in italiano. Oppure qualche volta invece prendiamo dei termini inglesi e li adoperiamo alla maniera italiana. Adesso lo vediamo parlando questi due esempi. Allora, esempi di parole semplicemente trasferite così come sono dall'inglese all'italiano. Guardate questo semplice titoletto dell'Arena di qualche tempo fa. Nel sovratitolo c'è la parola booster, più sotto troviamo hub, troviamo market, troviamo metro. Guardate come è fatto quel titolo lì, quindi già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parole e 4 non sono italiane. Se poi vediamo qualche altro esempio sempre di questo discorso, qui ne troviamo ancora di più. Guardate, io le ho sottolineate, non so se si riesce a vederle. Si parla di country, di Tiroler, music, poi pub, poi live, folk. Spero che almeno qualche termine di questi. Il bello è che tante volte, no, facciamo un altro esempio ancora. Questo invece è un articolo di economia. Qui mi sono perso. Qui occorre veramente il vocabolario di inglese per poter leggere e forse capire quello che l'articolista vuole dire. Il bello è che tante volte vai in cerca della definizione di una parola che non conosci e ti danno una spiegazione introducendo altri vocaboli inglesi, per cui la ricerca non dovrebbe mai finire. Esempio per quello che sto dicendo, cercavo appunto la parola influencer, termine usato in ambito pubblicitario per indicare quelle persone che, essendo determinanti nell'influenza dell'opinione pubblica, costituiscono un target ed agra, e adesso dove vado insieme a questo anche, vabbè, importante per indirizzare lo spot pubblicitario. Poteva dire molto più semplicemente, se voleva far capire alla gente anche senza tanto girarci attorno, poteva dire colui che è influenza l'opinione altrui, e avrebbe già dato la soluzione. Manzoni avrebbe scritto l'untore quando parlava dei coloro che diffondevano la peste. Ecco, questi sono quelli che diffondono le mode, va bene? E già questo ci fa. Guardate un attimo, mi sono divertito a leggere questo biglietto. Le uniche cose che ho compreso molto facilmente, avendo studiato
quando facevano le medie il francese, e quelle 3-4 paroline, 3-4 sigle che ci sono in foto. Répondez, s'il vous plaît. Cioè, rispondete per favore. Questo l'ho capito perché a scuola me l'hanno insegnato. Quando andavo a scuola io, non si insegnava l'inglese alle medie, ma si insegnava soprattutto il francese. E quindi io sono rimasto senza conoscenza dell'inglese, purtroppo. Adesso, però, se uno riceve un biglietto di questo genere, cosa deve fare per capirlo? Allora, usando il solito vocabolario o usando il telefonino che ci dà le spiegazioni, andiamo in cerca del nostro amico Google, come lo chiamo io, e gli chiediamo: ma cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire quell'altro? Cosa vuol dire quell'altro ancora? E alla fine sono riuscito a capire che forse vuol dire questo. Beh, ma non si poteva dire in una maniera più semplice? Perché un messaggio di questo genere era necessario? No. Alle persone a cui è indirizzato era facile capire il significato? Ecco, vedremo poi che qualche linguista si è posto l'interrogativo se va bene comportarsi così o va bene comportarsi in altra maniera. E vedremo che le condizioni che pone per adoperare la lingua inglese nel linguaggio italiano di ogni giorno sono piuttosto interessanti. Ma lo vediamo subito dopo. E qui dicevo ironicamente, evidentemente, di italiano in quel messaggio là ci sono forse le congiunzioni e poi il resto non è italiano. Bene. Guardate quest'altra immagine, è una delle parole che adoperiamo, sentiamo tanto spesso, le parole più semplici che conosciamo, help, real, poi believe, hide, e avanti. Quindi quelle le sentiamo tantissime volte e finché le leggiamo possiamo anche prendersi la briga di andare alla ricerca del significato, ma quando le sentiamo parlate, pronunciate, perdiamo tre quarti del messaggio. Non per niente c'è stato il nostro primo ministro, che adesso termina il suo mandato oggi, Draghi, che quando all'inizio ha preso in mano le redini del governo ha detto che forse era meglio esprimersi in italiano, evitando tante parole, tante espressioni che la gente comune fa fatica a capire. L'hanno messo in pratica, questo è rimasto un pio desiderio attaccato via per aria. Vabbè. Allora, adesso facciamo alcuni esempi di quello che ho detto. Parole prese dall'inglese passate in italiano. Attenzione, chattare, scannerizzare, faxare, hackeraggio. Vede, c'è la parola composta di una parte italiana e di una parte inglese. Evidentemente chi conosce il linguaggio dei computer, questi termini sono piuttosto comuni, o no? Allora, chattare vuol dire comunicare, evidentemente. Poi scannerizzare è quando si prende un documento, si fa la fotocopia in maniera, creando un file, non creando, ecco, ho usato un altro termine anch'io. Poi faxare, mandare via quel fax, hackeraggio è l'azione di coloro che vanno a disturbare i programmi del computer, cioè coloro che poi si buttano dentro i virus, va bene? Ma ce l'ho voluto prendere da qui. Poi, questi sono termini che in italiano ci sono ormai da parecchio tempo. Chi conosce il linguaggio sportivo è crossare, dribblare, goleada, termini che conosciamo benissimo.
standardizzare, snobbare, bleffare o bluffare, dipende dalla pronuncia qua, noi diciamo bleffare di solito. Poi anche queste altre parole, dog o babysitter, dog sitter, babysitter, penso che sia chiaro ormai. Ecco, questo è un esempio, il termine inglese che io non so come si pronuncia, noi l'abbiamo tradotto alla nostra maniera e lo adoperiamo in questa maniera, sciampo, e sappiamo benissimo cosa vuol dire. È un termine che è preso dall'inglese e italianizzato, almeno nella pronuncia della... Poi anche il termine balista, il termine sportivo, il termine overdose, sono di derivazione inglese. Barista è colui che sta al bar, ma il termine bar cosa vuol dire? Da quando abbiamo cominciato ad adoperare nella lingua italiana questo termine? Questo è per farvi gli esempi concreti di quello che abbiamo detto finora. Cioè abbiamo detto che ci sono termini inglesi, nell'italiano ci sono termini inglesi rimasti tali e quali, e termini che partendo dall'inglese abbiamo tradotto, per modo di dire, nel modo di dire italiano. Sì, siamo arrivati qui. Quando è cominciato questo fenomeno? Dobbiamo ritornare indietro un attimino nel tempo. Dobbiamo tornare al 700. Prima, l'ho già detto, la lingua che più influenzava l'Europa era il francese. La lingua della diplomazia, la lingua dell'alleganza. Poi nel 700, per una serie di avvenimenti, l'inglese comincia a essere la lingua che ha maggiori influenze sulla vita degli europei, dato che noi siamo parte di questo continente. Ecco, allora, quali sono i motivi? I motivi sono piuttosto chiari. Prendo gli occhiali perché l'età. Allora, la rivoluzione industriale, e voi sapete benissimo cosa vuol dire quando si usa questo termine. La rivoluzione industriale è quel fenomeno a cui assistiamo nel corso del Settecento che cambia radicalmente il modo di produrre umano. Prima, le forze che venivano adoperate nell'industria erano le forze umane o animali, degli uomini o degli animali, poi si passa alla macchina, si inventa uno strumento e questo è la rivoluzione industriale, con tutti quei pro e contro che questo grande, grandissimo fenomeno ha avuto nella cultura, nella vita, nella società. Poi la guerra civile in Inghilterra tra i parlamentari e coloro che erano legati alla monarchia in maniera più assoluta. Coloro che vogliono che il Parlamento abbia influenza sulle decisioni del sovrano, ed è infatti l'Inghilterra è il primo, è la prima monarchia di tipo, noi le diremo oggi, costituzionale, cioè in cui il potere del sovrano è limitato da un Parlamento. Qualche nome di questa storia, forse Cromwell, il Parlamento, forse lo avete sentito nominare, ma se entriamo in questa faccenda, io avevo tentato di metterla anche in una scheda di questo genere, però andiamo adesso di perdersi. Poi, l'impero coloniale, l'Inghilterra è la nazione che ha l'impero più vasto
come colonia. E quindi l'influenza dell'inglese diventa importante, perché evidentemente la burocrazia è inglese. E quindi l'inglese diventa la lingua che viene parlata anche in queste nazioni conquistate, che magari sono nazioni che hanno 20, 30, 40 lingue ufficiali, e per poter comunicare con i nuovi padroni sono costretti ad operare l'inglese. Ecco. Nel 700 però rimaniamo ancora al fenomeno che l'influenza della lingua inglese passa attraverso il francese, che viene però un po' alla volta sempre più accantonato. Difatti, adesso lasciamo perdere questa scheda delle guerre civili, guardiamo un attimo un passo avanti, il secolo dopo. Nel corso dell'Ottocento, con diffondersi della stampa, l'influenza inglese si fa più capillare. Difatti, guardate lì, oltre al linguaggio politico, quel termine leader, meeting, premier, e ci sono termini che interessano anche la vita mondana, come dandy, fashion, festival. Poi i termini legati alle ferrovie, al trasporto su ferro, rail, locomotiva, che è un termine italiano, però derivato da, sempre come dicevamo prima, dalla parola inglese. Poi vagone, anche lo stesso, non è colui che vaga per strada il vagone, ma però si potrebbe essere inteso così. Tunnel, anche questo, che è un termine che adoperiamo comunemente, non è un termine italiano. Noi come potremmo adoperare, quale termine potremmo adoperare al posto di questo? Galleria. Esiste in italiano, ma perché dobbiamo adoperare questo? Ecco, è sempre questo, è l'interrogativo di prima. Anche nell'ambito delle bevande, gli inglesi ci hanno dato dei termini che noi adoperiamo: brand, gin, whisky. Poi nel termine dell'arte culinaria, il roast beef, il curry, penso che siano nomi che voi. Poi, a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, sono interi settori del lessico, cioè della lingua, che si sviluppano sotto la spinta del modello inglese. Guardate, facciamo un esempio. Nell'ambito dell'economia si va avanti il termine boom. Ecco, si potrebbe operare un termine diverso in italiano. Quando parliamo di boom economico, come potremmo esprimersi? Vuol dire sviluppo, crescita, eppure adoperiamo questo. Questo è più facile, questo è più semplice. Va bene, come quando usiamo per spiegare l'evoluzione dell'universo il termine di Big Bang. Sono due termini inglesi, anche questi, però big, grosso, scoppio. E non si potrebbe adoperare altre parole italiane? Poi, nell'ambito del mercato, abbiamo business, check, copyright, export e avanti tutti gli altri termini che voi trovate lì. Nell'ambito dei trasporti e poi nell'ambito anche dello sport. Va bene? Abbiamo già visti. Poi, abbondano anche termini riferiti alla vita quotidiana e al costume sociale alle professioni come barman o barista, poi è la stessa cosa. Barista l'abbiamo fatto diventare italiano con la desinenza in fondo. Barman è rimasto tale, chiuso i due termini, è l'uomo del bar. Vabbè. Poi il termine boss, boy scout,
anche questo è un termine che dubbiamo tantissimo, va bene, camping, ormai dire campeggio forse non sembra molto, molto bello, va bene, il termine gangster, killer, shopping, snob, proibizionismo, vabbè, il termine proibizionismo sapete cosa vuol dire, no? Ci rifacciamo a un periodo in cui in America whisky, le bevande alcoliche vengono messe al bando, però se ne impadronisce chi? La mafia. I gangster, e abbiamo tutta quella storia che conosciamo attraverso film. Dalla metà dell'Ottocento a oggi cosa succede? Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani, li abbiamo avuti in casa per un periodo di tempo, e li abbiamo ancora, perché presenti come forze della NATO in Italia. Allora, altri segni di cambiamento, il francese quasi sparisce e ciò che si fa avanti è appunto l'inglese, soprattutto in questo caso l'inglese americano, che soppianta l'inglese dell'Inghilterra. Perché? Per i fatti contingenti che succedono, cioè per la presenza degli americani sul nostro territorio. L'inglese è usato sempre più largamente nelle relazioni fra gli stati, nelle grandi organizzazioni internazionali, negli scambi legati alla vita culturale e alla ricerca scientifica, e si rimodella per favorire la massima comunicatività. Cosa vuol dire questa frase qua? L'inglese cerca di essere la lingua attraverso cui arrivare a più persone possibili, in una maniera più semplice, in una maniera più rapida. È positivo questo? Certo che è positivo, se la gente riesce a comunicare con più facilità. C'è stato un fenomeno che poi non ha avuto seguito, quando si è cercato di creare una lingua universale. Ecco, qualcuno me lo ricordava la settimana scorsa, quando ci siamo trovati, quando si è cercato di inventare una lingua che metteva insieme terminologie e grammatica delle varie lingue europee. Sto parlando dell'esperanto. Qualcuno l'avrà sentito nominare forse di questo, no? Questa lingua che avrebbe dovuto essere una lingua comune per permettere a tutti di capirsi. Non ha avuto seguito. Difatti oggi non se ne parla più. Forse perché, dice qualcuno, era una lingua artificiale, cioè creata a tavolino, che non ha e non aveva radici nel popolo, perché tutte le lingue che noi parliamo, compreso anche il nostro caro dialetto, lingua veneta, che adoperiamo qua, e c'è una discussione tra chi dice che è un dialetto e chi dice invece che è una vera e propria lingua. E lì mi sono dimenticato di ricordare che la lingua veneta, durante il periodo in cui Venezia fu Florida come commerci, era la lingua franca, era la lingua commerciale del Mediterraneo. Cioè era la lingua che parlavano alla loro maniera in varie parti del Mediterraneo. Era la lingua attraverso la quale ci si capiva. Ecco, invece al posto di questo oggi abbiamo l'inglese. Sta cercando di arrivare a... Ecco, lì quando si parla di lingua franca si intende proprio questo. Cioè la lingua che possa essere adoperata o no dalle varie persone. E da quando poi nella scuola media italiana, o come si chiama oggi, scuola primaria di secondo di... primaria di secondo grado, io ho ancora la vecchia terminologia con cui andavo a scuola io, no?
la scuola primaria, la prima primaria è la scuola elementare, e poi abbiamo le scuole medie, che sono la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. Vabbè, da quando fino al 1990 in pratica, le classi in cui si insegnava l'inglese erano molto limitate rispetto a quelle in cui si insegnava il francese. Poi, un po' alla volta, il francese è quasi del tutto scomparso. Dove lo si adopera ancora è perché ci sono delle convenzioni tra Italia e Francia che obbligano a tenere determinate classi in cui avviene questo insegnamento. Però non che sia una lingua di cui i nostri allievi oggi hanno primaria importanza. Primaria importanza ce l'ha senz'altro l'inglese. Ecco, detto questo, vediamo il linguaggio che noi adoperiamo oggi. Va bene? Qui abbiamo un linguaggio, per esempio, facciamo un esempio di quello legato all'informatica. Chi adopera il computer, chi frequenta il mondo dell'informatica, deve per forza conoscere l'inglese. Senza di questo si fa poca strada. Si cerca di indovinare, come faccio io, che cosa vuol dire quel messaggio, che messaggio che mi arriva. No, ma adesso che è Google che ti traduce. Sì, e ti traduce delle cose che se non stai attento fai ridere, non un po' di te, ma qualcun altro. Beh, la differenza di oggi e ieri, mentre nel passato il vocabolo, la terminologia di inglese derivava dall'alto verso il basso, cioè i grandi scrittori, i grandi comunicatori, oggi invece avviene il contrario. Molte parole entrano nel linguaggio italiano partendo dal basso. Sono le parole che usano i giovani, sono le parole che si usano quando si fa pubblicità, e con maggior forza rispetto a quello che avveniva ieri, si introducono, si insinuano nella lingua italiana. E se non le conoscete, queste parole, siete tagliati fuori, come succede a me qualche volta che devo domandare alle mie ragazze o ai miei nipoti cosa vuol dire quella faccenda lì, perché ormai sono rimasto indietro col tempo e non riesco più ad afferrare le sfumature che ci sono. Ecco, guardate un attimo quello che scrivo qui. Alcuni settori risultano permeabili all'agritismo. Il linguaggio del cinema e della televisione, cult, news, zapping. Cosa vuol dire il termine cult? Chi guarda, vuol dire un film più apprezzato, più goduto, più... Zapping, sapete benissimo, quando prendiamo il nostro dittino sul telecomando, facciamo un salto, se abbiamo tante simili.